Nason a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Monkey D. Andre e oggi continuiamo la serie di Keo the Kangaroo. Abbiamo sbloccato i canyon glaciali tramite il portale grazie alle 27 rune, credo. Andiamo oggi a farlo, almeno immagino, almeno la prima parte. Canyon glaciali. Intraprendi il processo di rinnovamento della SPA, la SPA. Allora, mi stanno molto antipatiche queste cose che fluttuano così, che io mi devo mettere la posizione giusta per romperle. Non mi piace. Tanto Ducati ce n'è sempre in abbondanza, anche se ne saltiamo qualcuno, in realtà sti cavoli. Allora, voglio vedere quali sono gli obiettivi. Dobbiamo prendere 5 rune, le 3 lettere solite, 3 diamanti e una pergamena. Va bene. Abbiamo sbloccato il nuovo potere. Figo. Cioè, nel senso, adesso lo sbloccheremo. Non succede nulla. Qui sotto cosa succede? Oh, si può andare. Va bene, ma non prima di aver preso il potenziamento. Oh, brr, gelare fino al midollo non è il massimo. Tanto vale usare questo freddo a tuo vantaggio. Congelo l'acqua, cosa succede? Scarica di ghiaccio. Puoi usare la scarica di ghiaccio per attivare alcuni oggetti e meccaniche specifiche. Fantastico. Cioè sì, funziona allo stesso modo. Secondo me mi ghiaccia tutto il lago. Secondo me. Oh, che bello. Però aspettate. Per... Non chiacchierate molto ormai, non vi piace il freddo? No, conosci una sola persona a cui piace? Io, ci abbiamo ripensato. Non rispondere. Con ogni probabilità l'abbiamo chiamata con nomi poco gradevoli e non vorrei che tu venga a sapere degli insulti che abbiamo affibbiato a qualcuno per cui avevi una cotta. No, ti calmi o no? Cosa state dicendo? Wow, che bella stanza. Aspettate però, ok, tu ci riempi di potere, dai, muoviti. Perché non li rompe? Con la culata sì, vabbè, niente. Va bene, ricordiamo che i bauli sono da raccogliere. Va bene, possiamo tornare di qua. Ma bellissimo. Allora, noi facciamo pattinaggio. Prendiamo anche questo. Vediamo cosa ha da dirci questo. Usa R1 e L1 per passare da una scarica all'altra. Fantastico, d'accordo. Ok, però ne possiamo ottenere un massimo di 3 sempre. Allora, intanto dammi qualche moneta tu. Poi ci teniamo questo qui di fuoco e scongeliamo la porta. Figo. Voi due là sopra cosa cazzo lo state facendo? Allora, Fatemi pensare. Allora, aspettate, secondo me sì, congelo questa cosa. Mi alza il ghiaccio, cioè mi fa il ghiaccio, quindi mi alza qualcosa. Io posso spingerlo? No. Posso toglierlo da qua però. Ok. Però. Allora, qua sotto non c'è nulla. Mi ha fatto prendere il potere del ghiaccio e va bene. Ma non posso fare altro. Va bene. Allora scendiamo di qua. Ho sempre odiato il fatto di poter scivolare. Ma che cavolo fa? È pazzo, Tu sei malato. Nella testa proprio. Ok, dicevo, non ho mai adorato particolarmente i livelli dove si rischia di scivolare, ecco. Si appende con le orecchie nonostante il ghiaccio. Sì? Allora, in questo modo si fa, lì c'è una bellissima runa. Che andremo a prendere immediata subito. Allora, lì c'è della roba. Va bene. Ok. Dai.
Ok, Runa. Facciamogli fare la sua mossa. Fighi però i guanti così di ghiaccio, sono bellissimi. Ah, ma tanto si doveva andare di qui per forza. Sta avendo mal di stomaco. Ok. Di qua c'era questa roba che probabilmente ci servirà a breve. Allora, aspettate, fatemi vedere. Che potente! Frangione! Non mi far sprecare però il fuoco. Non rompere. Ah no, di qua non si può andare. No. Però di qua c'è una porta ghiacciata, quindi tan, scongelato. Giusto. Non so se tornando indietro, adesso tanto ci provo, mi dà altri due palle di fuoco. No. Manco per il cavolo. Va bene, erano quelle due palle che ci servivano in realtà. Ok. Qui adesso ci sarà da divertirsi. Come fare a non volare giù? Ma non si scivola. No. Boh. Fatti vedere se indietro ho lasciato qualcosa. Non mi pare. Qui sopra c'è il potere. E va bene. Che rischio. Oh, c'è una gemma qua. Giuro che non l'avevo mica vista subito. Cioè, sono solo tre di gemme, diamanti in questo livello. Di cui non mi fa proseguire. Bene, va bene. Ora. Allora, ok, si apre la porta. Va bene, ho capito. Facciamo congelare questo, spingiamo quest'altro sopra il button e mi apre la porta. Va bene, molto easy. Allora, c'è Frangione. Va bene, menato malissimo proprio. Lì c'è la seconda runa, fantastico, che abbiamo spaccato con un pazzo di neve. Nessuno ci lancia niente. Intendo loro. Oh. Sì, dovevo prendere quel ducato per forza. Sai dimmi qualcosa di più sull'anziana? È sempre stata la più saggia. Ho la pressione per lo spiritualismo. Abbiamo imparato la camminata spirituale insieme, erano altri tempi. Eh sì, la camminata spirituale avete imparato. Già, decisamente altri tempi. È un peccato che ora di tempo non ce ne sia. Ma cosa dici? Allora, questo va bene. I sacchi qui sì, mi danno monete. Ok, abbiamo spaccato i sacchi. Poi qua, allora, a parte i pesci palla, che è molto facile, nel senso schivarli non è per nulla difficile. Andiamo a prendere il potere. Stavo per affogare, sì. Ah, e là sotto ci sarà una specie di scivolo. Non uno scivolo, ma però. Allora, aspettate, perché qua, oh man, tanto posso usare il boomerang, vero? Sì. Ma che cavolo. Ho visto un quarto di vita, molto bene. Ok, e un altro baule, fantastico. Molto bene. Bello anche sto livello, mi sta piacendo, mi sta piacendo. Afferriamo il bananozzo. No. Oh.
Ah, ma non mi spreca il button. Allora, qui va bene. Sì, volevo prendere. Questa è colpa mia. Questa è colpa mia. Va bene, non fa niente. Cioè, più che colpa mia mi sta bene proprio. Così imparo. Dai, pia il cuore. Scongeliamo questo. La pergamena. La pergamena. Ma come si fa a dimenticare la pergamena? Scusate. Ah, aspettate, forse se non vai a prendere il fuoco da qualche parte non puoi sbloccarla. Vabbè. A noi sta bene così. Benissimo, benissimo. Ok. Ma vediamo se... Ma li posso colpire? Sì? Cos'è sta roba? Non l'ho capito questo. Cioè che mi servono sti blocchi qui. Benissimo. Ah beh, se camminate sotto ti cadono modi crash. Giusto? No, sbagliato. Vabbè, non fa niente. Allora, qua se schiaccia il button succede qualcosa. Non so cosa. Ok, si apre quella porta. Allora, intanto andiamo di qua a far pure sto pecorone. Però c'è della roba lì. Quella roba sembra quasi una gemma, ma non lo è. Immagino. Ma iniziamo da questo. Aspettate. Ok. Pensavo di dover fare qualcosa lì. Lì c'è la K però. Allora, vediamo se si può arrivare in un qualche altro modo. Intanto spingiamo questo. E via. E questo è uno. Però ok, no, senza l'acqua non... Cioè, con l'acqua, senza il ghiaccio non si può spingere. Dovevi congelarti insieme a tutto il resto. Maiale. Bam. Un bel pugnazzo. E lì come ci arrivo? Non vorrei che c'entrassero qualcosa quelle cose messe lì. Non lo so, vediamo. Allora, intanto andiamo di qua. Che mi rappresenta sta scatola messa lì così? Ma non mi fate paura. Ma proprio per niente, eh. Giuro, sta scatola messa qua così. Provo a spaccarla così? No, ovviamente. Va bene. Allora, pugnazzo. Allora, però... Ok. Allora, intanto. Cosa sono ste capre pecore? Intanto noi andiamo di qua e mi piglio la K. Così. Intanto. E poi facciamo il resto. Dai. Ok. Torniamo indietro semplicemente. Facciamo attenzione alle pecore volanti qua. Questa non l'avevo ancora vista. Ah ok, glielo puoi spaccare. Ma che... Carino però. Molto carino. Allora, non lo possiamo distruggere. Sì.
Sì, vabbè. Dai, mi ha raccolto anche quella domenica. Ah, sì, la domenica. La moneta. Molto bene. Ah, qui prendiamo sta roba. Da questa parte c'è niente, no? Carinissimo, veramente carinissimo. E mo? Ah, aspettate, questo qui si scongela. Non c'ero arrivato subito. Ci ho messo un attimo. Ok. Allora, intanto mi sa che chiudo qua il video. Questa prima parte finisce qua. Anche perché siamo arrivati a 2 rune su 3, su 5, chiedo scusa, è la terza lì davanti a noi. Una lettera su 3, una gemma su 3 e una pergamena presa. Quindi direi, per evitare che il video venga troppo lungo, di chiuderlo qua. Se vi è piaciuto lasciate un grande like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno. Ovviamente per vedere la seconda parte di questo video vi basta aspettare. In genere sto pubblicando un video al giorno, quindi stay tuned. Iscrivetevi alle mie pagine social che lascio qua sotto in descrizione e ancora più sotto lasciatemi un bel commento. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!